Ennesimo incidente mortale sul lavoro. La tragedia è avvenuta in provincia di Vicenza. La vittima è un uomo di 57 anni, Maurizio Bovo, dipendente della ditta GP Piazzon, con sede nell'area artigianale del comune di Valdagno. Secondo una prima ricostruzione dei soccorsi giunti immediatamente sul posto, chiamati dai colleghi della vittima, sarebbe stato colpito da una trave d'acciaio mentre era in movimento con un macchinario. Il mezzo è stato posto sotto sequestro dall'autorità giudiziaria per capire cosa sia avvenuto all'interno dell'azienda e che ha provocato la morte dell'uomo. Dalle testimonianze raccolte dai carabinieri che hanno ascoltato i compagni di lavoro presenti e che hanno visto per ultimi l'uomo in vita, la trave di acciaio lo avrebbe colpito al torace provocandone lo schiacciamento delle vertebre. Inutile l'arrivo del SUEM che non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Le indagini sono state affidate ai militari dell'arma e ai tecnici dello Spisal. Bisognerà capire come la trave abbia ucciso Maurizio. Diverse le ipotesi. Fatale potrebbe essere stata un'azzardata manovra del carrello che reggeva il pesante pezzo di acciaio, ma non si esclude anche una distrazione da parte dell'operaio. Tutte ipotesi al momento che sono al vaglio degli inquirenti e che dovranno stabilire cosa è accaduto all'interno dell'azienda metalmeccanica. Desta inquietudine infine come la famiglia ha appreso la morte del povero Maurizio. La notizia è cominciata a circolare sui social network prima ancora che i soccorsi informassero i parenti.